E la giornata Investing Roma 2020 continua e continua in compagnia di Luca Di Scacciati di investire.biz. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Annabella, grazie. Come stai? Bene, molto bene, grazie. Molto bello ritornare a fare gli eventi dal vivo. Ecco, un evento dal vivo, abbiamo visto anche delle sale molto piene, anche se giustamente con il distanziamento. Come hai vissuto il ritorno in sala? Guarda, all'inizio è stato un po' strano perché avere davanti una sala piena con tutte le persone con le mascherine mi ha messo un po' quasi in imbarazzo all'inizio, perché non capivo se le persone erano contente, se stavano sorridendo, se insomma come stavano reagendo a quello che dicevo, però poi è andato tutto bene, è andato tutto liscio. Allora, Luca è un trader appassionato da sempre di mercati finanziari, hai iniziato a fare trading all'età di 16 anni, se non sbaglio, hai studiato al fianco di traders importanti di fama internazionale, sei un esperto di azioni. A proposito di azioni, insieme a Enrico Lanati oggi hai parlato di Tesla, che è stato, come abbiamo già detto con Enrico, sotto riflettori quest'anno. E ancora lo è tutt'oggi. Allora, avete parlato di futuro, no? Di mobilità, e si è parlato anche ovviamente di movimenti di mercato. Si saliranno ancora queste azioni di Tesla o no? Guarda, quello che abbiamo cercato appunto di trasmettere alle persone in sala è stato proprio quello che è la nostra visione sul titolo Tesla, che è una visione rialzista, proprio perché, come abbiamo spiegato, Tesla, se oggi dal punto di vista dei dati fondamentali ancora non può essere considerata un'azienda profittevole, ma nel lungo termine ci aspettiamo grandi cose da questa azienda, proprio perché sta creando tutto un sistema attorno all'auto elettrica e al nuovo tipo di mobilità che sta impostando per il futuro, che ci fa pensare, ci ricorda un pochettino quello che Apple ha fatto con l'iPhone e tutto tutto quello che è la galassia dei suoi prodotti. Quindi diciamo che abbiamo fatto una previsione andando a calcolare quello che potranno essere i margini sia sulle auto che su tutti gli altri servizi che in futuro potrà fornire Tesla, facendo una previsione appunto al rialzo con un prezzo dell'azione che a nostro avviso potrebbe raggiungere entro il 2024 i $1,400 per azione. Allora grazie Luca, ti lascio al proseguimento di Investing Roma 2020 e buon lavoro. Grazie a tutti.